Allora, io sinceramente questo video qua non pensavo avrei dovuto rifarlo. L'avevo registrato una volta, solo che avevo avuto un problema con il microfono che l'avevo collegato male al telefono, quindi ho fatto saltare l'appuntamento della domenica che tra virgolette per me rappresentava la domenica in cui era diventato virale il coronavirus, e quindi ho pensato vabbè, ho perso la moda del coronavirus e niente, persa fine. E quindi ho pensato bene, coronavirus ce lo siamo tolti, ormai non ha neanche più senso parlarci. E invece siamo qui, e visto che effettivamente siamo in un video a parlare del coronavirus, mi sembra giusto farlo con le mie solite vesti. Ciao a tutti, io sono Mr. Fanny e benvenuti in questo video in cui parliamo, come ormai avete ovviamente capito, del coronavirus. Dato che è un argomento in cui parlarne in modo soggettivo, secondo me, è una grossissima limitazione, farò un 50-50. Più o meno metà video sarà dedicato, ovvero la parte iniziale, a quello che so effettivamente, oggettivamente, sul coronavirus, o meglio, un agglomerato di informazioni che, prese da diverse fonti di informazione, mi hanno portato a dare come vere certe informazioni, e poi un'altra metà del video, ovvero la seconda metà, sarà dedicata più che altro a tutto quanto quello che penso io, quello di cui mi sono accorto, teorie che vado a sfatare, teorie che vado ad approvare, robe del genere. Allora, iniziamo con quello che oggettivamente sappiamo del coronavirus. È un virus, è nato in Cina. Fortunatamente è finito per il momento, almeno, il razzismo verso i neri. Piccola postilla, diciamo così, è nato il razzismo verso i cinesi, ma mi sembra che sia più una roba oggettiva da dire, ma soggettiva da parlarne dopo. Quindi sì, sono stati teoricamente loro a portarcelo, anche se in realtà non sono stati individuati eventi che abbiano fatto dire a chi è rimasto infetto, e non mi ricordo se anche è morto, ad individuare un certo soggetto o un certo momento in cui è stato contagiato. Quindi molto probabilmente è stato, non dico un italiano o di qualsiasi razza, qualcuno che comunque non era cinese, perché se no l'avrebbe individuato, cioè tranne se non l'ha incontrato per strada e non si è accorto di averlo visto passare, anche se comunque è difficile che comunque la persona che incontri per strada a caso ti passi il coronavirus, perché comunque sì, è facilmente trasmissibile, ma no, non è trasmissibile per via magica, è comunque un virus, quindi devi avere un contatto umano anche se lieve, cioè parlare ad un'altra persona. Fortunatamente siamo su YouTube, quindi potete ascoltarmi tutti quanti qui. Parlare con un'altra persona può effettivamente avere delle ricadute sul possibile contagio. Stare in una classe in cui c'è un professore che spiega e 20 ragazzi che respirano può essere motivo di contagio. O comunque stare a lavoro e essere magari in una fabbrica o in un ufficio con un sacco di persone può essere motivo di contagio, e quindi mi sembra giusto che siano state chiuse scuole e tutto. Ovviamente le università sono state le prime ad essere chiuse, ma perché oggi, perché io sto registrando il video domenica ma esce lunedì, oggi, domani e dopodomani in ogni caso dovevano essere chiuse le scuole, quindi probabilmente se la sono presa un po' più con calma. Comunque il punto sta nel fatto che indipendentemente da quando le hanno chiuse, quindi l'importante è che adesso non si crei un allarmismo che in realtà si è sempre creato all'inizio per colpa anche del fatto che è diventato virale, ha avuto un allarmismo potente, cioè di sicuro Salvini non avrebbe detto sì ma io l'avevo detto di non far entrare nessuno se effettivamente non fosse diventata virale, se fosse una roba del tipo oh, hanno chiuso le scuole per il coronavirus, ma che cos'è il coronavirus? In quel caso là Salvini avrebbe detto ok,
può capitare. Perché comunque ha un numero, cioè gli infetti sono tanti, i morti sono pochissimi, cioè ok. Argomento morte è sempre difficile da trattare, perché bisogna farlo con estremo tatto, perché comunque non voglio assolutamente offendere nessuno, e comunque una persona morta è una grandissima mancanza. Anzi, una volta avevo pure pensato di farci un video, e non è neanche detto che non lo farò mai, un video in cui parlerò della morte, perché è un argomento che mi ha toccato abbastanza da vicino, e quindi forse ne parlerò in un prossimo video. Ma comunque, dato che dobbiamo pensare alla mortalità e a certe cose, mi dispiace dirlo, ma sono pochi i morti rispetto agli infetti. Ripeto, rispetto per i morti, che comunque non dovrebbero accadere, grazie a delle misure di prevenzione potente, però se ci pensiamo sono morte anche tante persone di influenza. E le scuole non vengono chiuse per l'influenza. E perché per il coronavirus sì? Sinceramente non lo capisco. Dovrò parlarne nella metà più soggettiva, perché non mi è chiaro il motivo per cui una malattia, ok, è nuova come malattia, non si hanno effettivamente dei vaccini, però in ogni caso è una malattia da considerare problematica, ma non da allarme globale. Cioè, se no l'influenza dovrebbe essere da allarme globale, anche quella là, è facilmente trasmissibile. Ripeto, ne parliamo dopo nella mia parte, nella parte soggettiva. Comunque, oggettivamente adesso c'è un'intera massa di persone che la maggior parte non capisce assolutamente da dove è nato il coronavirus. Anzi, c'è ancora gente convinta, ma proprio convintissima, cioè se glielo chiedi, proprio ti sputa in faccia se gli dici che non è vero che il coronavirus è stato creato in laboratorio. Allora, se sto parlando con persone, cioè magari non tutti, però alcuni magari pensano che effettivamente sia stato creato in laboratorio, ne parlerò ovviamente anche, ma io parlo tutto quanto in modo soggettivo. Cioè, ogni roba che sto dicendo, dico ne parleremo anche in modo soggettivo, vabbè. Spero di non dimenticarmi niente dopo, più che altro. Comunque, oggettivamente, dai, cioè, sentirsi dire è stato creato in laboratorio. Cioè, già quello, a me perlomeno verrebbe da dire, ma che cagata è che mi stai dicendo? Cioè, comunque, è stata di sicuro, è partita dai pipistrelli e si è trasferita su un altro animale che teorizzavano fossero i serpenti, ma non è una teoria che è stata screditatissima. Anzi, molte fonti di informazione che hanno detto che sono stati i serpenti sono state viste male, perché era una notizia già all'inizio che davano per falsa, e quindi sono stati visti male perché era una semplice teoria molto improbabile. Comunque, un motivo di contagio semplicemente è il virus stesso, che è facilmente, cioè passa da persona a persona in modo molto semplice. Il problema è che se va su una persona sana, in salute, a posto, eccetera, non dovrebbe, attenzione, dovrebbe causargli quasi niente, tranne febbre, difficoltà respiratorie e simili. Però comunque dovrebbe concludersi lì, fatta, guarito, finito. Invece no, perché abbiamo avuto un caso di un trentenne, mi pare, che in salute, pratica sport, eccetera, che è a rischio, a grosso rischio, da quello che ho letto. Perché comunque ho paura che le informazioni siano tanto filtrate. Sono quasi sicuro che non tutto ci viene detto, perché ok l'allarmismo, però se l'allarmismo pare provenire anche dal governo, c'è qualcosa che non va, secondo me. Comunque, chiusa questa infarinatura oggettiva sul coronavirus. Ah sì, giusto, i sintomi, mi sono dimenticato di dire che sono semplicemente i sintomi di un'influenza, forse un filo più gravi, però quelli dell'influenza. E quindi passiamo alla parte soggettiva, che è la parte che io preferisco ovviamente, ma spero che anche voi la preferiate, perché sennò significa che non siete iscritti al canale, iscrivetevi. No, sennò significa che
non sapete niente del coronavirus e oggettivamente dico che io non sono la fonte migliore perché, ok, so tante cose, mi sono informato abbastanza sull'argomento perché è interessante, ma non sono la persona più indicata da vedere. Ci sono tanti, cioè io sono un canale di intrattenimento perché parlo di cose che tutti sanno, tutti vedono e quindi voglio esprimere la mia opinione dando a voi la possibilità di ragionarci su da un altro punto di vista, ovvero il mio. Ma detto questo, intanto, che sia stato creato in laboratorio. Se fosse stata realmente creata in laboratorio, avrebbe avuto una mortalità molto maggiore, perché se no non hanno convenienza. Tranne se non volevano uccidere i vecchi, perché sono loro principalmente quelli che vengono toccati da questo virus e ci rimangono, tra virgolette, feriti. È difficile che sia stata creata in laboratorio, oggettivamente, senza vedere tutto il resto. Comunque, tutto quanto questo, come ho già detto, ha creato un grosso razzismo verso i cinesi. Io, sinceramente, ieri, mentre facevo i carri mascherati, ho incontrato una vecchia che stava guardando i carri molto tranquillamente. Per un motivo o per l'altro mi metto a chiacchierare e penso, vabbè, ha una visione sul coronavirus giusta. E ad un certo punto mi rendo conto che effettivamente era razzista. Cioè, non si può definire un cinese sporco. Perché uno è generalizzazione. Due, anche no. La generalizzazione fa sempre male. Perché comunque io quello là lo considero razzismo. Perché magari sì, magari avranno delle abitudini che gli consentono poco di lavarsi come noi, perché hanno loro sono dei grossi lavoratori, non gliene frega niente di riposare. Per loro il concetto del lavoro è qualcosa di assoluto. Infatti, molto spesso ci sono problemi in cui in Cina vengono sottopagati perché c'è tanta gente e c'è poco lavoro e c'è chi ovviamente sfrutta questo. Comunque, una cosa io la do per certa è che, dato che i cinesi sono grandi lavoratori, se voi andate in un ristorante cinese, adesso ovviamente meno, perché adesso i cinesi, come chiunque altro che sia in quel ristorante là, potrebbe avere il coronavirus. Sì, adesso sì. Mentre prima, dire che i cinesi ci portano il coronavirus in un ristorante cinese, secondo me, è oltre che abbastanza razzista, molto stupido. Perché non sopravvive a lungo nelle superfici, intanto. Poi, non mi, cioè nel senso, come qualsiasi tipo di virus, non credo che abbia una grossa resistenza al calore né al freddo. E i cibi vengono abbattuti e comunque tranquilli che nei pacchi Amazon non c'è il coronavirus, non sopravvive a lungo nelle superfici, ripeto. Comunque, cioè, noi italiani siamo abbastanza razzisti, cioè basta vedere Matteo Salvini che boh, la gente ce l'ha contro i neri, va contro i neri, la gente ce l'ha contro i cinesi, va contro i cinesi. Cioè, nessuno adesso sta pensando, chiudiamo i porti per i neri. No, perché? Perché ovviamente adesso l'attenzione è sui cinesi. Lo so, ho delle opinioni abbastanza forti, molti di voi potrebbero non essere d'accordo con me e lo accetto perché comunque il mondo è bello perché è vario. Comunque, fatto sta che io ritengo che ci sia stato un grosso allarmismo, ma che comunque non ci raccontano tutto, i media, eccetera, perché chiudere la scuola per un'influenza a me pare esagerato. Non so voi, però a me pare decisamente esagerato. E quindi, come disse il saggio, qualcosa mi puzza. Comunque, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like. Se volete iscrivervi, fatelo. Se volete essere informati su spoiler, notizie, novità, andate a seguirmi su Instagram, in cui ogni tanto vi lascio pure a voi scegliere il video. E da lì scoprite anche le novità del tipo i 100 iscritti su YouTube. Grazie a tutti. Non me l'aspettavo di raggiungerli così velocemente, però grazie.
Grazie. Grazie, ok, basta. Comunque, fatto sta che il video è finito, quindi ciao ragazzi.